Ci troviamo nel pieno dell'estate, anche se canonicamente non è ancora arrivata, ma il caldo è quello che è, i turisti cominciano ad arrivare. Iniziare ad amministrare in questo periodo non è mai cosa semplice. Nico Granito, assessore cultura, grandi eventi del comune di Procida. Allora, quale sarà il metodo? Perché certo non possiamo chiederti il cartellone, ma quali saranno gli indirizzi che pensi di dare da qui ai prossimi mesi? Allora, sicuramente il metodo di lavoro riguarderà la politica partecipata. Il primo intervento che il mio assessorato farà sarà quello di convocare tutti i portatori di interesse al mondo della cultura, quindi associazioni, operatori culturali. Creeremo dei sottogruppi di lavoro, quindi come avevamo detto in campagna elettorale avremo un assessorato open, un assessorato aperto, e la linea che seguiremo sarà sicuramente quello di valorizzare le risorse del territorio, sia per quanto riguarda il patrimonio architettonico, delle tradizioni ambientali, sia per quello che riguarda proprio le risorse fisiche di chi in questi anni ha sempre movimentato e animato la vita culturale procidana. Dal punto di vista delle scadenze, c'è una scadenza che in qualche modo già ti ha creato un po' di pathos, la festa di Sant'Anna, i carri, ci sono le associazioni che fremono. Ecco, qual è il tuo punto di vista e come pensi di portarla avanti? Allora, sicuramente convocherò le due associazioni, e anche se so che è difficile perché ho un po' di esperienza nel mondo delle associazioni dei misteri, cercherò di metterle d'accordo, perché bisogna essere amministratori di tutti, Procida e di tutti. L'associazione Ragazzi dei Misteri e l'associazione L'Isola dei Misteri sono entrambe una risorsa per il nostro territorio e devono capire, cioè devono cercare di collaborare, perché l'obiettivo qui non è promuovere l'una o l'altra associazione, l'obiettivo è promuovere Procida, quindi cercheremo in ogni modo possibile la